dalla gastronomia Takeaway Cavalluccio Marino a Chieti, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ospita e torna ad ospitare il neo vice sindaco del capoluogo teatino Paolo De Cesare, il noto imprenditore Paolo De Cesare, con cui tra poco brinderemo con dell'ottimo vino a questo nostro incontro, mentre io vado subito a salutare già all'opera il titolare, un pluridecorato chef della ristorazione abruzzese Silvano Pinti. Salutiamo anche Nicola che insieme a Silvano porta avanti questo esercizio di ristorazione aperto di questi tempi solo a ora di pranzo dopo l'ultimo DPCM, però un locale frequentatissimo dove l'ottima cucina marinara è di scena tutti i giorni. È davvero un piacere essere ospiti dell'amico Silvano Pinti, con cui abbiamo diviso davvero tanti momenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici abruzzesi e dei piatti che hanno fatto la storia della nostra cucina. Personaggio ormai noto attraverso le varie apparizioni televisive regionali e nazionali, e quindi io tra poco vorrei subito iniziare a parlare di questo nostro appuntamento a tavola, tutti i prodotti a chilometro zero, e saluto davvero con simpatia il vice sindaco Paolo De Cesare. Ci troviamo in Corso Marrucino, nella centralissima Corso Marrucino, tra poco arriverà anche il buon vino firmato Spinelli. La vedo in perfetta forma, Paolo De Cesare, dopo lo stress legato alla campagna elettorale. Un saluto a tutti i telespettatori e grazie per l'invito, direttore. Ecco, è una bella giornata da trascorrere a Chieti, una città che vi vede protagonisti. D'altronde poi racconteremo anche quello che è successo in campagna elettorale, perché è successo praticamente di tutto e di più, e dopo il ballottaggio Paolo De Cesare ha coronato davvero una bella soddisfazione, un bel sogno, quello di diventare vice sindaco nella sua città, nella città di Chieti. Sì, io sono particolarmente soddisfatto del nostro risultato, di quella che è stata un'unione, un connubio tra me e il dottor Ferrara, che l'attuale sindaco. L'attuale sindaco, il quale è andato, le dirò, sopra ad ogni tipo di ideologia. È evidente che il nostro connubio non si è basato su le ideologie, sulle appartenenze politiche, che chiaramente non abbiamo fatto prevalere, mentre abbiamo messo al centro dell'attenzione e del nostro programma, del nostro patto per Chieti, perché così lo abbiamo denominato, gli interessi della comunità e della città, soprattutto una serie, abbiamo stilato una serie di priorità indifferibili per far ripartire la città e soprattutto per renderla migliore. E allora brindiamoci su con dell'ottimo vino Spinelli a questo nostro incontro. È davvero un piacere con Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti. Tra poco arriveranno anche gli antipasti, primi e secondi, preparati dallo chef Silvano Pinti, e quindi tra poco assaggeremo quanto di buono propone il mare Adriatico, il nostro mare. Lei è stato l'ago della bilancia in questa tornata elettorale, è stato l'elemento determinante, decisivo con le sue liste, e quindi ha determinato la vittoria del sindaco, del neo sindaco Diego Ferrara. Però d'altra parte Chieti è una città di provincia, è una piccola realtà, si rincorrono voci a tal proposito, perché si dice che lei era sul punto di apparentarsi con il centrodestra, quindi con il candidato, l'ex candidato sindaco per il centrodestra Fabrizio Di Stefano. Cosa c'è di vero? Ma guardi, assolutamente nulla. Io ho basato la mia iniziativa politica civica, poiché seppur una persona appartenente a valori moderati, liberali, di centrodestra, avevo senz'altro espresso volontà anche a dei dirigenti di una certa classe politica, evidentemente di centrodestra, di cercare, se era possibile, visto che c'erano state le indiscrezioni che mi vedevano partecipe e protagonista della competizione elettorale, se vi era la possibilità di fare sintesi sul mio nome, però a dei patti e condizioni molto chiari, ovvero che si doveva basare il progetto politico del centrodestra su una evidente discontinuità con il passato, ma non mascherata, chiara
è netta, è un rinnovamento della classe politica cittadina. Poiché questa cosa è ultranota, le persone che erano uscenti amministratori di questa città sono sempre gli stessi, erano e sono adesso in maniera molto ridotta, veramente all'osso con la nostra vittoria, però erano evidentemente i protagonisti della politica degli ultimi 30 anni cittadina. Che voi avete criticato? Questa cosa non si è verificata, si è voluto improntare un progetto, mi riferisco al centrodestra, sulla continuità e su mettendo al centro dell'azione politica i protagonisti sempre di quella che io definisco ormai una vecchia politica, e quindi si è andati in continuità. Allora si è messo in campo un progetto da parte mia, coinvolgendo tantissime persone della società civile, tantissimi giovani, tantissime donne che mai prima avevano approcciato la politica, ma sentivano come me forte il dovere morale, civico, con uno spirito di servizio per la città, di impegnarsi per cambiare le cose. Una città in un evidente declino, in uno stato comatoso. E quindi ci siamo candidati riuscendo a fare qualcosa che in tanti mettevano in dubbio, ovvero una coalizione civica basata senza apparati di partito, basata solo sulle mie forze e le forze di un gruppo di amici. E io qui voglio anche ringraziare gli amici che erano gli unici un pochino più strutturati del Movimento Civico di Azione Politica, ma per il resto noi abbiamo messo in campo un progetto totalmente nuovo con dei simboli civici nuovi e abbiamo aggregato intorno alla mia persona con grande entusiasmo ben 128 candidati, una coalizione composta da 4 liste. Ci siamo presentati, il nostro progetto è piaciuto, tanto che abbiamo raggiunto un risultato che non conosce precedenti nella storia della competizione elettorale tiatina. Abbiamo sfiorato i 4.000 voti, un grande risultato, un 13%. I sondaggi sbandierati dal candidato Di Stefano ci vedevano al 6-7%, noi invece abbiamo preso il doppio dei 5 Stelle, il doppio del Partito Democratico, anzi più del doppio del Partito Democratico o di tanti altri partiti nazionali, con una semplice coalizione civica, parlando con il cuore, in maniera trasparente e con entusiasmo ai cittadini, proponendo le nostre iniziative elettorali con un'agenda del fare, ma soprattutto facendo emergere una grande competenza che ormai mi è stata poi riconosciuta da tutti, anche gli altri competitor, nell'affrontare i temi della campagna elettorale, che mi hanno fatto emergere, mi hanno dato anche l'onore dei cittadini di Chieti, mi hanno dato questo onore di raggiungere anche quasi 3 punti percentuali sopra le liste, quindi poco meno di 1.000 voti di preferenze di gradimento personale alla persona di Paolo De Cesare, cosa che tutti gli altri candidati non hanno ottenuto, anzi il candidato Di Stefano, già lì si era capito un po' la linea, l'andamento di questa campagna elettorale, ha preso invece, è stato sonoramente bocciato perché ha preso più di 7 punti in meno delle sue liste, quindi un evidente rifiuto da parte della città di Chieti, dell'elettorato tiatino sul suo nome, così come il candidato di Orio ha chiuso a 0, tanto erano i candidati, le sue liste, i voti mi riferisco, e tanto il gradimento sulla sua persona, cioè non ha apportato nulla di plusvalore come candidato. Invece questo da parte mia e del dottor Ferrara è emerso, perché addirittura il dottor Ferrara si è attestato sui 4 punti sopra le sue liste, io sui 3 punti, e quindi questa unione sapevamo bene che fosse vincente e lo abbiamo dimostrato, ci siamo uniti, abbiamo parlato col cuore alle persone senza fare grandi cose, ma ogni giorno sul territorio, nei mercati, nelle periferie, nei quartieri abbiamo parlato in maniera sincera ai cittadini, e questa cosa i cittadini ci hanno voluto premiare perché ha pagato e abbiamo vinto le elezioni. A proposito di Di Stefano, di Fabrizio Di Stefano, in un recente appuntamento del nostro programma lui si è lamentato per certi versi perché dice che questa è stata una campagna elettorale improntata sulle cattiverie, sulle maldicenze, tant'è che lui è stato costretto anche a sporgere denuncia in tal senso. È possibile tutto ciò?
Ma guardi, intanto completo la domanda perché non sono stato esaustivo, le ho rappresentato un po' tutto, ma non mi sono soffermato sulla seconda parte che lei mi chiedeva in merito a un eventuale apparentamento. Io, avendo impostato tutta la mia campagna sin dal primo momento, quindi in antitesi con quel progetto politico e quindi nel solco della discontinuità e del rinnovamento, mai e poi mai avrei potuto diciamo così raggiungere un'intesa con il candidato Di Stefano. Mai l'avrei potuto fare, tanto è vero che quello che mi dice glielo posso smentire chiaramente, perché io non ho mai neanche sentito il candidato Di Stefano tra la fase di primo e se, la fine del primo turno e il ballottaggio per un eventuale accordo, un'intesa, un apparentamento, addirittura lei mi dice un apparentamento, assolutamente no. Qualcuno del centrodestra mi ha cercato, ma io chiaramente senza neanche incontrarlo, quindi limitandomi al telefono, ho detto che non c'erano proprio i margini, perché io avrei scelto il dottor Ferrara, con il quale c'è stata una campagna nel pieno rispetto reciproco, ma soprattutto convergevano anche dei punti programmatici in maniera evidente, quindi andando al di sopra delle ideologie ci saremmo uniti. Ci siamo uniti e poi abbiamo vinto. In merito alle offese che lei... Alle cattiverie, questo mi dispiace ed è sicuramente un approccio e un comportamento censurabile da taluni, da parte di alcuni personaggi che hanno perpetrato questa cosa. Io non ne sono al corrente, mi dispiace adesso segnatamente se lui ha ricevuto... Addirittura pure minacce. Esprimo anche una solidarietà, lui si riferisce probabilmente a un candidato, io non ho seguito questi aspetti, però ho sentito in una trasmissione che si è lamentato di un candidato delle liste del dottor Diorio, probabilmente si riferisce a quello, perché io assolutamente invece ho svolto una campagna elettorale nel pieno rispetto della correttezza, del rispetto, anzi piuttosto sono colui il quale ha subito ogni tanto degli attacchi anche di natura personale. Queste cose, dico, non devono accadere, purtroppo poi quando accadono queste cose è la parte purtroppo peggiore della politica, i cittadini si allontanano, perché secondo me bisogna sempre confrontarsi nel rispetto delle persone e soprattutto bisogna concentrare il dialogo, il confronto sui programmi e su quelle che sono le idee, in questo caso a favore della città. È vero che i vincitori hanno parlato del fatto che Di Stefano non era nato a Chieti? E poi viceversa si è verificato che la composizione in giunta ci sono diversi assessori che non sono affatto di Chieti, sembrerebbe essere un controsenso. Guardi, non è proprio così. Il candidato Di Stefano nel corso della campagna elettorale è stato senz'altro, non dico attaccato, ma è stato messo in evidenza il fatto che lui non avesse questo legame che lui tanto sbandierava con la città di Chieti, perché chiamare concittadini i teatini quando siamo a Chieti e sappiamo tutti che lui ha cambiato la residenza nel mese di dicembre, quando ha saputo di essere il candidato della Lega da Tollo, che è la sua città, è la sua città che lui, nella quale lui ha tutto, ha affetti, ha la sua attività, credo che insomma ci viva anche adesso, non so, al di là della residenza. Però queste sono cose personali che non conosco e non mi permetto di asserire ovviamente con certezza, però fatto sta che sicuramente una persona della città, del paese di Tollo, e con la città di Chieti nulla a che fare, se non che è stato eletto più volte parlamentare di questa circoscrizione, circoscrizione della città di Chieti, con scarsi risultati, e questo è sotto gli occhi di tutti, perché non conosco opere o particolari risultati significativi che lui può vantare nel mandato di addirittura ultradecennale di parlamentare, 5 anni al Senato e 5 anni alla Camera, 8 anni al Consiglio regionale, 5 anni al Consiglio Comunale di Chieti, dove probabilmente le sue presenze in seno ai vari consigli comunali si possono contare sulle dita di una mano. Quindi questo è quello che è stato contestato al candidato Di Stefano, di non conoscere la realtà locale, ma questo è un dato di fatto, perché io, che sono per esempio un tifosissimo della Chieti Calcio, sono cresciuto nello stadio Angelini, non l'ho mai visto partecipare a una partita della Chieti Calcio o una partita della Chieti Basket, oppure non l'ho mai visto all'interno del, non so, del circolo degli amici o di eventi di club service della Croce Rossa, del Lion, del Rotary, piuttosto che non so, in iniziative popolari cittadine, manifestazioni e ricorrenze
significative per noi tiatini. Credo che lui non possa vantare, ricordare un Natale a Chieti, quindi voglio dire, le tradizioni, il legame, il senso di appartenenza, la cosiddetta teatinità, credo che siano aspetti molto importanti per chi oggi vuole essere il primo cittadino di una città che deve ripartire nel riprendersi una identità forte, un senso di appartenenza che in questi anni probabilmente è mancato e ci ha portati alla situazione attuale. Quindi probabilmente questo i cittadini lo hanno capito e lo hanno sonoramente bocciato. Le sconfitte dei candidati della Lega di Chieti e di Avezzano hanno creato un terremoto all'interno della giunta regionale, con il siluramento dell'assessore, dell'ex assessore al turismo Mauro Febo, anche lui di Chieti. Se l'aspettava tutto ciò Paolo De Cesare? Ma guardi, io che devo dire, ci sono alcune dinamiche poi che in politica si innescano, però ecco, io non sono una persona, anche per una questione personale, che nella quale vige il rancore, non so, la vendetta, io non sono, anzi lungi da me, un comportamento simile, quindi credo che poi ecco, queste vendette, queste, come dire, giochi queste rivalse, certo, secondo me non portano a nulla, anche perché credo che mi dispiace per l'assessore Febbo, credo che stava facendo un buon lavoro, conoscendo le sue capacità, la sua esperienza amministrativa, che dire, mi dispiace. Probabilmente lui sapeva anche che mettendo in campo un progetto alternativo andava incontro anche a questo rischio, e poi si è verificato, fermo restando che magari in questo momento soprattutto di emergenza sanitaria, di crisi economica, lui è anche l'assessore delle attività produttive, probabilmente il governo regionale ha concentrato tutto sulle elezioni, quando magari, ecco, ripeto, c'è un'emergenza in corso la quale merita assolutamente una considerazione, certo, massima, come peraltro credo che in questi giorni, perché abbiamo avuto anche una riunione col presidente Marsilio, il governo regionale sta dando, attivando il più possibile tutte le forze in campo. È stato molto critico verso la giunta di Primio, verso l'amministrazione di Primio in campagna elettorale, in questi giorni in cui non ha dormito per prendere visione dello stato di salute del comune di Chieti. Ecco, come lo ha trovato? Lei, che tra l'altro non solo è vice sindaco, ma ricopre senz'altro un ruolo importantissimo all'interno della coalizione guidata dal sindaco Diego Ferrara, perché ha delle deleghe importanti, quella del turismo, della cultura, delle deleghe chiamate a rilanciare l'immagine del capoluogo teatino in campo regionale e nazionale. Come ha trovato lo stato di salute del comune di Chieti? Ma una situazione davvero disarmante, una situazione difficile che conoscevo, ma adesso dall'interno emergono ulteriori criticità, una situazione davvero 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 difficile, per la quale comunque stiamo trovando delle soluzioni, stiamo andando avanti cercando di come dire, trovare le migliori soluzioni, appunto. Siamo certi comunque di portare avanti una serie di iniziative e di azioni volte comunque a far ripartire la città, soprattutto in alcuni aspetti fondamentali come quelli delle infrastrutture, dei lavori pubblici, della cultura, appunto, del turismo. Io ho tanti progetti adesso per il turismo culturale, mi sono già incontrato con i principali player cittadini che afferiscono al mondo della cultura, ho incontrato il rettore Caputi, ho incontrato la presidente della Fondazione Banco di Napoli, ho incontrato insomma parecchi la sovrintendente, insomma parecchi, ripeto, interlocutori importanti con i quali avvierò un progetto di rinascita e di rilancio e soprattutto della valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico culturale che noi abbiamo. Ecco, intanto arrivano i primi elaborati della cucina dello chef Silvano Pinti qui all'interno della gastronomia Take Away Cavalluccio Marino. Ci troviamo in Corso Marruccino, nel pieno centro di Chieti, in compagnia del vice sindaco Paolo De Cesare. Però questo scandalo all'interno dell'ospedale di Chieti non ci voleva, lo scandalo legato a tutto quello che è accaduto in cardiochirurgia.
le vicende legate al primario, purtroppo, di Gianmarco. Questo non spetta a me commentare, perché c'è la magistratura, la quale noi abbiamo chiaramente, anche come rappresentanti delle istituzioni, piena fiducia, che sta facendo il proprio corso, sta facendo i propri accertamenti. Sono sicuro, perché veramente ho piena fiducia nelle istituzioni, soprattutto nella magistratura, che si faranno tutte le verifiche del caso e si farà chiarezza sull'accaduto, del quale tutti quanti abbiamo appreso in questi giorni dalla stampa, insomma, le notizie che non fanno bene a Chieti. Assolutamente non fanno bene a Chieti, ma siamo fiduciosi che si possa, ripeto, fare chiarezza. In merito agli assessori, per diciamo finire e concludere anche la domanda che mi faceva la domanda precedente, un conto è essere sindaco e primo cittadino e candidarsi ad esserlo di una città capoluogo importante come Chieti, un conto poi avvalersi come assessorati esterni tecnici di alcune figure, nel caso nostro due figure, l'assessore, che poi peraltro veramente ci avvaliamo, ne siamo onorati, Maretti, che è una docente universitaria, una professoressa universitaria, che sicuramente non ha delle origini tiatine, ma è molto utile alla causa dell'amministrazione e della città di Chieti, che il sindaco ha voluto individuare come figura, ripeto, all'interno della giunta municipale, e l'altra, che peraltro è stata di espressione della nostra componente civica, la dottoressa esperta in revisione contabile commercialista Tiziana Della Penna, la quale è di un paese limitrofo della città di Chieti, nel quale esercita la professione, che chiaramente, essendo un ruolo tecnico, quello del bilancio, le abbiamo proposto di far parte della squadra e ha accettato. Questo però è ben differente da ricoprire il ruolo di primo cittadino, candidarsi e ripeto, essere il sindaco. Paolo De Cesare, lei è un giovane imprenditore, ma sente il peso della responsabilità, perché da lei tutta Chieti si aspetta grandi cose, perché lei fa parte di una famiglia conosciutissima, una famiglia storica che ha vergato davvero la crescita del capoluogo teatino. Sente in tutta sincerità, perché a tavola, io lo dico sempre, si dicono le migliori verità, sente questa responsabilità? Concordo con lei, io sento adesso una duplice verità, che la sento proprio come un forte fiato sul collo, una responsabilità, ripeto, molto forte, perché oltre avere la responsabilità di un'azienda che ha oltre 150 anni e di portarla avanti in un momento così critico per l'economia del paese, che sappiamo bene vive un momento congiunturale di crisi internazionale, la quale poi viene, come dire, ulteriormente fuori, emerge con purtroppo questa situazione pandemica di emergenza sanitaria che stiamo tutti quanti vivendo. Quindi sento una forte responsabilità come classe dirigente della città, come imprenditore, come operatore economico della città, ripeto, di una famiglia che ha contribuito allo sviluppo e alla crescita economica e sociale di un'intera città. E poi ulteriormente adesso anche come amministratore, perché ho la responsabilità del buon padre di famiglia che deve assolutamente fare di tutto per far sì che questa comunità vada avanti e che migliori in tutti i suoi aspetti, facendo ripartire la città. Abbiamo messo già in campo quelli che erano i nostri buoni propositi nella fase elettorale, li stiamo traducendo e tramutando in azioni concrete. Abbiamo fatto già la prima giunta, dove abbiamo deliberato una serie di iniziative, una serie di richieste di finanziamenti per l'impiantistica sportiva, nonché già stiamo procedendo su alcune situazioni di stasi che perduravano in città, come il tunnel che collega Largo Barbella al terminal, che adesso inaugureremo nell'imminenza, così come la ripartenza dei lavori che sono bloccati da 11 anni, noi sono 11 anni non abbiamo il municipio, di Piazza San Giustino del municipio, così come Palazzo d'Achille, o anche Palazzo Valignani, che dir si voglia. Siamo intervenuti e quindi già stiamo portando avanti alcune situazioni afferenti ai lavori pubblici e le manutenzioni, i parcheggi, così come per quanto riguarda gli operatori commerciali in questo momento di forte crisi, già abbiamo messo in campo dei provvedimenti.
appuntamenti, le aperture totali per tutta la durata del DPCM delle ZTL del centro storico, piuttosto che una piattaforma che sta portando avanti l'assessore Pantalone per l'e-commerce per favorire la vendita a parte le attività commerciali a costo zero. Stiamo occupando del Natale per rendere la città il più possibile accogliente e migliore. Io segnatamente per i progetti che mi vedono protagonista della cultura e del turismo ho già riavviato subito, pochi giorni dopo che mi sono insediato, il progetto, l'iter per avere il riconoscimento della processione del Cristo Morto e del Venerdì Santo come patrimonio immateriale dell'UNESCO, così come ho l'ambizione di vedere un riconoscimento a livello nazionale della città di Chieti come capitale della cultura e tanti altri progetti che poi... Però dice Sindaco, venendo qui a trovare l'amico Silvano Pinti della gastronomia Takeaway, dove ci troviamo in Corso Marruccino, ho visto davvero tantissimi locali chiusi, tantissime attività per così dire morte. Dobbiamo fare qualcosa, si deve fare qualcosa. Un centro storico come Chieti, una città antichissima, le cui origini davvero si perdono nella notte dei tempi, ha bisogno di una scossa. Assolutamente, metteremo in campo dei provvedimenti immediati volti a favorire e incentivare l'apertura di nuove attività commerciali. Alcune sono delle buone prassi che si possono ripetere, che si sono come dire, verificate in altre città, ma anche a Chieti, per esempio l'area Notax di via Toppi e di via Porta Pescara, magari si potrà ampliare e di questo ne parleremo nell'imminente futuro con gli uffici preposti, ma soprattutto con l'assessore con il quale ho un dialogo costante, perché io ho anche la delega alle attività produttive e l'assessore Pantalone al commercio, quindi ci relazioniamo. Lo salutiamo, è stato già ospite del nostro programma l'assessore Manuel Pantalone, altro giovane e talentuoso imprenditore teatino. Assolutamente, che peraltro ha contribuito in maniera importante da prima al mio progetto e poi anche alla vittoria. Noi tra l'altro lo salutiamo con particolare affetto perché è stato fino a qualche tempo fa anche un nostro collega in giornalismo, collega tra l'altro molto stimato. Grazie, ma anche come imprenditore, nonché adesso anche come amministratore, veramente si sta dando molto da fare, ripeto, ha contribuito significativamente, perché anche lì qualcuno era scettico sul suo potenziale, invece veramente ha fatto capire che se la politica fatta in maniera corretta, seria e da persone preparate dà i propri frutti, i propri risultati, perché lui è stato tra i più votati dell'intera competizione di tutta la città di Chieti, credo il terzo o quarto più votato di tutta la città. Persona intelligente, quindi risultati più che meritati. Ecco, che Natale prevede? Che Natale prevede? Perché i contagi, purtroppo, noi siamo a più di un metro di distanza, come ben capiranno e vedranno i nostri telespettatori, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Ecco, che Natale prevede il vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, alla luce del continuo rialzo dei contagi? Ma le dico, io sono molto preoccupato per la situazione sanitaria che purtroppo stiamo vivendo, questa emergenza purtroppo sta travolgendoci diciamo con una serie di purtroppo di prescrizioni, ma soprattutto con tutti i contagi che via via ogni giorno siamo tutti preoccupati, perché poi peraltro si ripercuote, come diciamo, sull'economia di tutte, delle attività e quindi anche di un'intera comunità della città. Di questo ne siamo molto preoccupati. Se ci sarà consentito dal governo centrale e non si andrà incontro a un lockdown totale, perché attualmente speriamo. Io lo definisco un lockdown verticale, quello che stiamo già vivendo, se non dovesse esserci appunto un lockdown totale, io quello che vorrò portare avanti come assessorato anche agli eventi e alle manifestazioni, non potendo fare purtroppo iniziative che poi possano prevedere e far accadere assembramenti,
diciamo, addobberemo, ci limiteremo ad addobbare nel migliore dei modi la città in maniera accogliente per il Natale, creando una sorta di calore per andare anche, come dire, incontro ai commercianti che già vivono una situazione di difficoltà, rendendo la città più bella possibile, con degli alberi di Natale, con delle luminarie, se possibile con qualcuno che faccia animazione per i bambini, un Babbo Natale, eccetera, però sempre che non ci siano degli assembramenti e che ci venga consentito in base ai DPCM che da qui poi a Natale si susseguiranno, perché di questo ne siamo certi, già il primo scade il 24 novembre, vediamo cosa accadrà, perché purtroppo registriamo che i contagi in questo momento stanno salendo. Questo suo nuovo incarico, questo risultato importante che ha raggiunto, come sta cambiando la sua vita personale, De Cesare? Ma guardi, ha stravolto un po' tante cose, sia da un punto di vista lavorativo. Io seguo più aziende, tra l'altro recentemente proprio qui in città, nel centro storico, in quello che è uno dei palazzi più belli e più antichi della città, Palazzo Sanità di Toppi del 1500, ho investito e ho aperto con un'attività commerciale di ristorazione, e quindi capisce bene, in questo momento mi capirà l'amico che ringrazio e saluto e mi complimento, lo chef Silvano Pinti. Purtroppo in questo momento di particolare difficoltà stiamo risentendo, chiaramente non potendo essere aperti per la cena, è un ristorante a due livelli, ristorante wine bar al piano superiore. Purtroppo stiamo risentendo, e quindi io ho anche questa attività, comunque, della quale continuo ad interessarmi, ho l'attività, l'azienda di famiglia, dalla quale mi sono sganciato dimettendomi ai tempi della candidatura nei ruoli di vertice all'interno della società, però chiaramente ricordiamo anche i suoi impegni in Confindustria. Sono ancora socio, quindi di alcuni aspetti mi interesso comunque continuamente, cerco di conciliare sempre un po' il tutto anche con altre responsabilità che ho, perché sono comunque presidente del Circolo Cittadino, che è l'associazione culturale più antica della città, che è il Circolo degli Amici. Insomma, ho parecchi impegni, sto cercando di gestire un po' il tutto, tra l'altro non riesco a vedere più gli affetti, e questo però lo si sapeva. In questa fase mi sto dedicando anche il sabato e la domenica alla cosa più importante, che è l'amministrazione, il comune, cercando, ripeto, di organizzare e conciliare tutto al meglio. In bocca al lupo, e tante grazie. Belle cose a Paolo De Cesare, grazie. Vice sindaco di Chieti, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno della gastronomia Takeaway Cavalluccio Marino in Corso Marrucino a Chieti, ospiti dell'amico pluridecorato chef della ristorazione Silvano Pinti, dell'amico Nicola, in un ambiente davvero molto familiare, molto caldo, ideale per trascorrere dei momenti in tutto relax all'insegna degli odori e dei sapori della cucina tipica marinara. Tanti piatti a prezzi davvero modici vi aspettano per farvi trascorrere dei momenti indimenticabili. Quindi grazie per l'ospitalità a Silvano Pinti, grazie al nostro ospite, grazie il vice sindaco Paolo De Cesare, ma grazie soprattutto a tutti quanti voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti!